Oggetto numero 5, interroga il consigliere De Luca, gravissime omissioni e ritardi nell'attività di screening oncologici, indagini richieste dall'Istituto Superiore di Sanità per la Conca Ternana. Risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere De Luca. In un paese normale, in una città in cui l'Istituto Superiore di Sanità certifica un eccesso di tumori alla mammella del 14%, le istituzioni sanitarie in primo luogo mettono in campo quegli studi eziologici, ovvero volti a ricercare la causa di questi eccessi, oltre certificato e scritto nero su bianco gli screening oncologici, quindi oltre la mammografia, oltre quelli che possono essere eccessi imputabili a questo tipo di attività di controllo. E in un paese normale, in una regione normale, la prima cosa che si fa è quella di cercare di salvare delle vite, facendo delle attività di prevenzione secondaria ulteriori rispetto a quelle che ci sono. In una città normale, quando l'Istituto Tumori di Milano, un IRCS, che sostanzialmente rappresenta la massima, una delle massime istituzioni a livello nazionale, certifica l'eccesso, certifica un rischio significativamente maggiore di cancro al cervello nei lavoratori delle fonderie nella provincia di Terni, dove tutti i casi di cancro al cervello, tranne due nel 2008, nel range di tempo 2002-2008, sono stati esposti nello stesso sito, avvia in una città normale la prima domanda che viene posta da parte delle istituzioni in consiglio comunale all'assessore alla sanità è quella di chiedere non per quale motivo o quale sia lo stato di attuazione del progetto per lo stadio clinica, ma si chiede per quale motivo ad oggi non ci sia stata nessuna attività di screening oncologico sui lavoratori delle acciaierie di Terni di fronte a questi dati, per quale motivo ad oggi non ci sia stato nessuno studio eziologico volto ad accertare quelle morti e cercare di capire questi dati da dove vengono. In una regione normale, di fronte all'Istituto Superiore di Sanità che certifica e scrive nero su bianco un eccesso del 36% per tutti i tumori nella fascia d'età pediatrica, in un paese normale, negli studi dei pediatri, nei medici di medicina generale, la prima cosa che si dovrebbe fare è un'attività di prevenzione secondaria, attivando tutte quelle azioni volte a prendere, ad evitare che ogni potenziale caso di tumore al cervello possa diventare una condizione clinica fatale per queste persone. Soprattutto quando stiamo parlando di bambini. In un paese normale la magistratura sarebbe già intervenuta da un pezzo su queste situazioni, avrebbe già chiesto conto del motivo per cui dopo tutti questi anni, ancora ad oggi, non sia stata posta nessuna, ripeto, attività volta ad accertare le cause. La prima domanda che credo un'istituzione dovrebbe porsi di fronte a questi dati e dire perché un istituto scientifico su cui io ho basato tutta diciamo l'attività di prevenzione in casi come ad esempio il Covid mi pone questi dati di eccessi di casi e io non attuo quelle azioni, ripeto, volte a capire il perché ci siano questi eccessi e dall'altra parte a salvare vite umane, ovvero a porre in atto tutte quelle che sono le azioni volte a prevenire e a cogliere
i casi prima che questi diventino, rispetto, degenerino e non siano più curabili. Eppure questo ci dimostra che Terni non è una città normale, che l'Umbria non è una regione normale e che questo non è un paese normale. Questo è un paese dove questi studi possano essere totalmente ignorati, dove questi numeri sono un tabù che nessuno ha il coraggio di pronunciare. Nessuno ha avuto il coraggio di pronunciare. Ma secondo voi è normale che dal 2014 ad oggi, dopo 8 anni, questo studio pubblicato, io l'ho dovuto trovare su ResearchGate, e che nessun giornale, nessun politico, nessuna organizzazione sociale abbia avuto, diciamo, contezza ad oggi di uno studio di questo tipo? Che non se ne sia parlato nemmeno, nessuno ne abbia discusso. Io tanto so che, diciamo, ci sarà la solita lettura da parte della Giunta, e vorrei questo sottolinearlo, durante la seduta della terza commissione in cui si è parlata di questa cosa, perché ho richiesto personalmente che venisse, diciamo, posta questa questione, e quello che sostanzialmente ci è stato detto è che in realtà non ci sono degli studi approfonditi di carattere né eziologico né epidemiologico sul territorio, e ci è stato certificato quindi che dopo tutti questi anni nulla è stato fatto, nonostante il Consiglio Comunale di Terni abbia approvato un atto all'unanimità chiedendo che l'inserimento di programma di screening diagnostici mirati e specifici sulla particolare situazione del territorio ternano, in considerazione dei dati epidemiologici sulla patologia tumorale, purtroppo oltre la norma rispetto al restante territorio nazionale. Ma nulla è stato fatto, cioè è stato detto. Quindi si interroga la Giunta per sapere, l'assessore Coletto, se nell'ambito della popolazione di riferimento, quindi la fascia d'età 0-29 anni, parliamo anche di casi di tumore nel primo anno di età, e questo in una società civile dovrebbe quantomeno attivare qualsiasi tipo di azione per evitare che questo accada. Quindi se nell'ambito della popolazione di riferimento, nella fascia di età 0-29 anni, siano state attivate le attività di screening per quanto riguarda tutti i tumori maligni, e in particolar modo quelli del sistema nervoso centrale, e se siano stati avviati degli studi eziologici per gli eccessi di mortalità del tumore alla mammella, non imputabili agli screening. Grazie. Grazie, prego Assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda i fondi per lo studio epidemiologico Neoconca, sono stati gestiti dalla Direzione Ambiente del Governo del Territorio ed erano stati dati al Comune di Terni, che aveva intrapreso delle iniziative specifiche per varie vicissitudini che non solo a nostra conoscenza non hanno prodotto risultati. Dopo la seduta del febbraio 2022, su iniziativa dello scrivente servizio, quindi del Servizio Prevenzione della Regione, è stata organizzata una riunione del Dipartimento di Prevenzione OSDU alla presenza del Direttore di Dipartimento, del responsabile del progetto del Comune di Terni e della Direzione Ambiente della Regione. In quella sede il nostro servizio, cioè il Servizio Prevenzione, si è proposto per organizzare uno studio epidemiologico necessario a valutare la reale situazione del rischio dell'area di cui trattasi, come suggerito appunto dallo studio Sentieri. Tale proposta è stata condivisa da tutti. In seguito a quanto sottoposto, il servizio prevenzione ha contattato l'Università di Perugia facendo riferimento ai nominativi dei docenti universitari che inizialmente avevano preso parte all'iniziativa di ricerca. Ad oggi, con un delegato del Magnifico dell'Università di Perugia, che è informato appunto della situazione, stiamo lavorando per un accordo con l'Università ed uno specifico studio epidemiologico che sarà affidato alla stessa Università di Perugia.
Infine si pensa di programmare eventuali piani di screening finalizzati una volta valutati i risultati dello studio suddetto. Tutto ciò premesso, si evidenzia la massima attenzione da parte della prevenzione della Regione dell'Umbria, preso atto anche del fatto che all'interno del piano sanitario c'è un capoverso dedicato proprio alle questioni oncologiche e alle questioni legate alla salute pubblica appunto, e alle industrie presenti della piana di Terni, oltre al fatto che questa situazione è citata a chiare lettere anche all'interno del piano della prevenzione che è stato appena approvato dal Ministero della Salute centrale. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere De Luca per la replica. Ma c'è talmente tanta attenzione da parte del Dipartimento di Prevenzione, Assessore Coletto, che nella seduta del 22 febbraio la Direzione della Sanità non sapeva nemmeno che cos'era lo studio Sentieri. Dopo 10 anni dalla prima edizione, tutta questa l'attenzione e non mi faccio questa faccia, Assessore, perché ci sono le registrazioni. Ci sono le registrazioni. Dopo tutti questi anni nulla è stato fatto e lei oggi mi viene a parlare di ulteriori studi epidemiologici, mi viene a parlare dell'attenzione della regione quando lei sa benissimo, e lo sa bene anche l'assessore Morroni, che dei soldi, dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, 400.000 euro sono stati stanziati per la comunicazione sui caminetti e soltanto 90.000 euro per uno studio epidemiologico. Studio epidemiologico che non serve a nulla, perché noi i dati già ce l'abbiamo, e quello che serve oggi, serve che negli studi pediatrici della città di Terni io voglio avere delle attività di prevenzione secondaria, io voglio che i nostri figli, i nostri bambini abbiano un controllo e che sia evitato che ci si possa ammalare, sia evitato che si possano degenerare queste malattie. Lo so, vedo tante facce disinteressate, ma questa è la realtà che viviamo ogni giorno nella Conca Ternana. Ultima question time, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliera. Grazie Presidente, torno su questa interrogazione velocemente perché... Diciamo che fa seguito alla precedente interrogazione del settembre 2020 in cui chiedevamo appunto che cosa la Regione Umbria stesse mettendo in programma per sostenere la candidatura della fascia olivata quale sito riconosciuto patrimonio dell'umanità da UNESCO. Questa è una richiesta che comunque, come l'assessore sa, arriva direttamente dai comuni di quel territorio. Inutile ripetere che più volte abbiamo sia sentito le intenzioni dell'assessore, ma anche insomma in questi anni anche quello delle associazioni nazionali e locali anche dell'olio per ribadire appunto l'importanza di quel territorio, l'importanza della fascia olivata, l'importanza anche dell'olio come oro dell'Umbria e quindi da promuovere e da porre sempre di più ad un'attenzione che è sicuramente sovraregionale. In quel momento, diciamo a settembre, l'assessore aveva dato piena disponibilità perché già a maggio 2021 c'era stata una delibera per aderire al comitato promotore della candidatura alla fascia olivata, ovviamente dichiarando ma anche dimostrando nei fatti una chiara attenzione, precisa attenzione a questo mondo. Ora la situazione un po' è questa, la richiesta che ci arriva anche da quei territori, o quello che noi magari sappiamo e che non è forse magari, forse ci sono stati anche degli step successivi che noi non conosciamo, ma al momento la situazione ci sembra bloccata in merito alla questione, quando vediamo che magari altri territori, non solo dell'Umbria, hanno ottenuto riconoscimenti di questa portata anche a livello nazionale. Noi pensiamo che sia di fondamentale importanza il ruolo attivo della Regione dell'Umbria e dell'assessorato nel condurre questo percorso di riconoscimento UNESCO, in quanto diciamo lo stesso percorso necessita sicuramente di relazioni ed interlocuzioni istituzionali a livello sia nazionale che internazionale, che solo un impegno concreto, fattivo e di prospettiva della regione può garantire ai fini diciamo di una auspicabile candidatura. Quindi
diciamo che quello che vogliamo sapere oggi è se ci sono state delle altre iniziative che sono state fatte successivamente allo scorso anno e se ci sono aggiornamenti in merito al riconoscimento. Grazie. Sì, grazie Presidente. Consigliere Meloni, riassumo andando proprio al nocciolo della questione, quindi tralascio alcune fasi che lei in parte ha richiamato e che servono ad avere un filo conduttore dell'intera vicenda. Lei ha richiamato la delibera della Giunta regionale, quella del maggio del 2021, con la quale abbiamo appunto aderito al comitato promotore in considerazione delle finalità meritorie e dell'interesse generale, naturalmente, che riconosciamo all'iniziativa in questione. Occorre ricordare, nel frattempo, le iniziative pubbliche, ve ne è stata una il 30 agosto del 2021 e una successiva in data 20 novembre dello stesso anno, rispettivamente tenutesi presso la riserva FAI di Assisi e presso il teatro Clitunno di Trevi, cui la Regione Umbria ha partecipato e in cui è stata presentata la candidatura della fascia olivata Assisi Spoleto a patrimonio UNESCO, obiettivo appunto del comitato promotore cui la Regione ha aderito. Occorre ricordare a questo proposito che formalmente la candidatura a patrimonio UNESCO prevede una procedura suddivisa in due steps ben distinti, due step che preliminarmente richiede l'ammissione ad una tentative list nazionale, la cui gestione è in capo al Ministero della Cultura. Solo in esito all'eventuale ammissione a questa tentative list nazionale, in relazione alla presenza di requisiti specifici che devono indicare indiscutibilmente il carattere unico dei beni oggetto di riconoscimento, è possibile passare, una volta fatto questo primo gradino, è possibile poi passare al secondo step, che prevede il riconoscimento, sempre in esito alla produzione di corposa documentazione e studi che in collaborazione tra le autorità nazionali e i soggetti richiedenti devono essere sottoposti all'assemblea dell'organismo internazionale dell'UNESCO con sede a Parigi. In questo senso, nel mese di febbraio di quest'anno, febbraio 2022, il Comitato ha formalizzato la richiesta di ammissione alla tentative list nazionale, presentando istanze al Ministero della Cultura. Giova inoltre rappresentare che sempre il comitato promotore ha avviato le attività finalizzate alla redazione, a supporto della domanda di cui sopra, dell'analisi comparativa con altre realtà al fine di dimostrare l'unicità dei luoghi oggetto della richiesta di ammissione alla tentative list. È opportuno altresì ricordare come il riconoscimento sia, come già detto, una procedura sia articolata ma anche lunga nei tempi necessari, oltre che onerosa rispetto alle risorse necessarie alla predisposizione della complessa documentazione necessaria nei diversi stadi della procedura. L'impegno del Comitato Promotore, quindi anche della Regione Umbria, è pertanto duplice. In primo luogo è quello di monitorare l'iter della procedura a livello nazionale, secondo le opportune modalità, al fine di verificare lo stato di avanzamento della procedura presso il Ministero della Cultura. E in secondo luogo, l'altro compito e l'altro impegno è quello di realizzare le condizioni per cui sia possibile coalizzare attorno al progetto l'interesse e l'impegno finanziario non solo delle autorità pubbliche, ma anche dei stakeholder privati, imprese, associazioni di impresa, fondazioni bancarie, privati ed altri, al fine di contribuire nel quadro di un progetto condiviso e di cui il territorio potrà indubbiamente avvantaggiarsi in maniera permanente. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte al momento, consigliera Meloni. Grazie.